Tra 48 ore il big match tra Cento e Desa Italia Pallacanestro Chieti. Tra i padroni di casa ecco Ennio Leonzio, che ha trascinato lo scorso anno l'Amatori Pescara alla promozione in Serie A. Teatino Doc ha rinunciato per motivi personali quest'estate alla proposta del presidente Gabriele Marchesani. Chieti arriva all'appuntamento non al 100%, Rezzano non riesce ad allenarsi con continuità, Di Carmine sarà ancora out per problemi muscolari. Mercoledì scorso, nel match vinto dopo un supplementare contro Faenza, gli abruzzesi hanno faticato e non poco. Queste le considerazioni di coach Cohen. Il canestro sembrava che fosse chiuso, non ci abbiamo sbagliato appoggi da sotto, tiri facili da tre punti, e quindi, come dicevo, tra il primo e il secondo tempo ho detto ai ragazzi di aver fiducia, di continuare a tirare, non potevamo mica rinunciare a tiri facili, e quindi in difesa stavamo tenendo molto bene, ci abbiamo provato, però è stata una giornata comunque storta, io non mi è mai capitata che una giornata così, sinceramente non la ricordo, però prendiamo i due punti. Sicuramente ci sono tante difficoltà in questo momento, perché non stiamo qui sempre anzi non l'ho mai ricordato né detto, però ci abbiamo Rezzano che ha giocato con una settimana che è fermo, ci abbiamo Di Carmine fuori, ci abbiamo Simoncelli fuori. Cento è una squadra di primissima qualità, detto di Ennio Leonzio. A completare il quintetto il play ex Roseto Yankee Moreno, Fallucca ex Reggio Calabria e Chieti, Lele Rossi conosciutissimo in Abruzzo e l'ex Siena Alex Ranuzzi. Palla 2 domenica ore 18.